si può anche senza colori per il vetro. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi dipingeremo sul vetro, ma non con dei prodotti per il vetro, ma con dei prodotti della Ferrario che si chiamano Deco Glass. I Deco Glass sono dei colori acrilici che però hanno la stessa struttura vitrea una volta asciutti del vetro. Io oggi li userò sul vetro, ma questi colori possono essere usati su qualunque supporto, dalla carta al legno, al plexiglass, al cartoncino, su qualunque cosa. Danno sempre questo effetto vetroso, naturalmente, però in base al supporto l'effetto verrà più o meno veritiero del vetro, ma sempre lucido e sempre vetroso. Quindi trovate voi l'applicazione che più vi piace, io ve li vado a far conoscere e a presentare. Vi dico che questo video non è in collaborazione con la Ferrario, nel senso che la Ferrario non mi paga per fare questo video, bensì, siccome ho avuto questi prodotti in omaggio dalla Ferrario per fare un workshop per loro, nel preparare il campione per il workshop ho pensato di condividerlo, di riprendere quel momento e condividerlo con voi. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si usano. Ed eccoci pronti per decorare un altro piatto con il Deco Glass della Ferrario, Deco Glass e Craft 3D. Oggi faremo insieme dei fiori a modi klimtiani, diciamo così. Innanzitutto sgrassate bene il piatto con una pezzetta e dell'alcol. Come sempre, voi sapete che io amo il blu. Ora, possiamo decidere di fare... Io lavorerò su questa parte perché mi viene meglio dal punto di vista della scrivenza, ma poi basta girare il piatto, la decorazione prenderà via via posti diversi, no? Allora, comincio subito splattando sul mio piatto. Qui non userò schema, andrò a fantasia. L'incolore. Ne metto abbastanza perché voglio che si abbia un effetto materico. E con le dita, io sempre con le dita, comincio a dare quelle mezze lune, quei semini, dei tocchi così, un po' a mezzaluna, per muovere il fondo, farlo più pittorico. Fatto questo, lascio asciugare. Ok, come vedete, man mano lei sta asciugandosi e diventa sempre più trasparente. Io intanto procedo con il mio lavoro. Prendo un colore, in questo caso un oro ducato, lo 023, e faccio un pallino. Così. Prendo un oro ricco e giro attorno all'oro ducato. Prendo un verde smeraldo e faccio un terzo giro. Prendo di nuovo l'oro ducato e faccio un giro ampio. Un oro semplice, un po' più debole, più scarico. E chiudo il centro. Prendo un blu, faccio un bel giro materico e metto al centro un oro ricco. Bene, lavorare così, vi posso assicurare, è di un divertente pazzesco, oltre che molto molto liberatorio, no? Aggiungo così i fiori finché non sono più che soddisfatta. Prendiamo il Craft 3D colore oro e adesso io contornerò tutti i miei fiorellini con questo, in maniera anche molto disordinata, non devo essere precisa. Nel senso, non farò cerchi perfetti, questo intendevo dire.
faccio tutto il bordino a merletto e poi dentro ognuno di questi merletti inserisco, irregolarissimi, inserisco un colore che ho usato per la decorazione floreale. Con un pennello in silicone comincio ad inserire in maniera materica un po' di colore in tutte le anse qui. Perfetto, e adesso è finito. Adesso lo faccio asciugare completamente, poi faccio le foto e noi ci vediamo dopo, che vi dico le mie impressioni su questo utilizzo per me diversissimo di questi tipi di colori che per la prima volta sto usando insieme a voi, anzi la seconda, vabbè, ma per la prima volta in questo modo sto usando insieme a voi. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Visto che belli questi colori, visto che facili da usare, bastano le dita. Veramente con i Deco Glass io mi diverto moltissimo a lavorare con le dita. Successivamente vi farò vedere anche un altro piatto un pochettino più articolato, dove il protagonista sarà il 3D Craft, che qui ho usato solamente per contornare le figure così e definirle meglio. E quel 3D Craft è fantastico. Ora, se volete, io vi faccio la recensione analitica, proprio le mie recensioni oggettive di questi materiali, se volete. Vi farò vedere qualche colore in più di 3D Craft e qualche colore in più di Deco Glass e magari qualche resa differente, però non avendo la gamma completa non ve l'ho voluto proporre perché mi sembrava una recensione incompleta. Però se vi accontentate di quello che ho a casa, io volentieri vi farò vedere come performano sui diversi supporti e che tipo di lucentezza hanno tutti questi 3D Craft, che sono meravigliosi, veramente fanno rinascere una qualunque creazione. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, condividetemi sulla vostra pagina Facebook e soprattutto venitemi a cercare su Facebook e su Instagram, come cercate Arte per Te, e tutti i social di Arte per Te si apriranno al vostro servizio. Io aspetto sempre anche su Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina che tengo insieme a Gabriele, dove ci si diverte un sacco, e su Ombretta, dove faremo quattro chiacchiere insieme in maniera un pochettino più informale. Bene, vi ho detto tutto, non vi ho detto però la cosa più importante: vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, ciao!